Finalmente oggi Nintendo ha ufficializzato Nintendo Switch dandoci più informazioni sulla sua data d'arrivo, sul prezzo, sui giochi nuovi e alcuni che già conoscevamo che arriveranno dal 3 marzo 2017 in poi. Scopriamo tutte le nuove informazioni di Nintendo Switch in questo video. La cosa che già sapevamo di Nintendo Switch è che permetterà in un colpo solo di eliminare la necessità di avere una console portatile come 3DS e una fissa da casa come Nintendo Wii U. Infatti, con il suo tablet da gioco, Switch permetterà di essere utilizzata in piena mobilità, ma anche a casa nella sua dock con il controller apposito, in modo tale da poterla sfruttare in entrambe le situazioni, in entrambi gli ambienti. Di Switch non sapevamo alcune informazioni importanti che stavolta sono state invece rivelate. Una su tutte è la dimensione del display e la risoluzione, 6,2 pollici, risoluzione 720p, quando invece collegata alla dock e al televisore di casa si arriverà massimo a 1080p. Vengono quindi escluse tutte le nuove risoluzioni e soprattutto il 4K, l'HDR, che erano cose che in realtà da una console rilasciata nel 2017 ci saremmo un po' aspettati. All'interno di Switch c'è un processore realizzato in collaborazione con Nvidia, probabilmente una versione custom del Tegra X1, già visto su Shield, che è la console, diciamo, da casa di Nvidia, che dovrebbe offrire delle buone prestazioni grafiche, superiori sicuramente a quelle di Wii U, ma non ai livelli di, ad esempio, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, che è la versione oggettivamente molto più potente della console di casa Sony. Con questa combinazione di processore e altre specifiche hardware, però, riusciremo a giocare in mobilità e piena mobilità a giochi come Zelda per almeno 3 ore. Altri titoli potrebbero arrivare anche a qualcosina di più, considerato che Zelda è uno dei giochi più impegnativi per la console in questo momento. Proprio di giochi, però, vi voglio parlare. La lineup è stata finalmente annunciata. Ci sarà ovviamente The Legend of Zelda Breath of the Wild in arrivo il 3 marzo su Wii U e Switch, un gioco open world molto attesissimo, un nuovo capitolo della famosissima saga di Nintendo. Ci sarà Super Mario Odyssey, il nuovo capitolo della serie Super Mario, che riprende un po' l'open world di Super Mario 64 e Sunshine e lo ambienta in tantissimi mondi diversi, fra cui uno realistico di una città moderna di oggi, che sembra un po' New York, che è una vera e propria esclusiva. Una propria eccezione per quanto riguarda i giochi di Super Mario. Ci sarà Splatoon 2, ci sarà Xenoblade Chronicles 2, ci sarà la remaster di Mario Kart 8 nella sua versione deluxe. Insomma, tanti giochi da parte di Nintendo, compreso ARMS, compreso 1-2 Switch con gioco un po' più casual, che riusciranno sicuramente ad accontentare i gusti di tutti. Dalle terze parti ci aspettiamo invece molti remaster, fra cui Skyrim, Steep, Just Dance, Rayman Legends, una scelta un pochino strana, Skylanders da parte di Activision, ci sarà Sonic, un nuovo capitolo che riprende in realtà lo stile 2D dei vecchi giochi, tanti titoli in arrivo per Switch, alcuni dei quali subito al lancio il 3 marzo 2017 e altri invece verso l'estate e verso ovviamente l'autunno e poi le vacanze di Natale, che sarà probabilmente il periodo più caldo. Di Switch adesso conosciamo anche informazioni su altre specifiche tecniche, ad esempio all'interno dei controller sono presenti alcuni sensori che permettono di essere utilizzati un po' come degli Wiimote tradizionali vecchi della vecchia Wii, e soprattutto li possiamo separare dalla parte tablet, no? E usarli come controller per due giocatori. Inoltre è presente all'interno un sistema di vibrazione avanzato che permetterà di avere un feedback tattile rispetto alla scena che stiamo vedendo, da accompagnare quindi a quello sonoro e a quello visivo. Sembrerebbe una cosa molto interessante da parte di Nintendo. All'interno ci sono soli 32 GB di storage espandibili tramite microSD, i giochi invece verranno lanciati su delle cartucce come Nintendo 3DS, e soprattutto Nintendo vuole risviluppare completamente il sistema online della console con un meccanismo a pagamento come quello di PlayStation Network e Xbox Live. Sembrerebbe che finalmente Nintendo voglia risolvere il suo problema storico della infrastruttura online, proponendo soluzioni molto simili alla concorrenza che, fino a prova contraria, fino ad adesso hanno tranquillamente funzionato. Ci sono state però molte critiche attirate da Switch per il suo prezzo. Vi ricordo che arriverà il 3 marzo la console in tutto il mondo, compreso il nostro mercato italiano, ad un prezzo consigliato di 329 €, una cifra sicuramente molto impegnativa. A questi vanno aggiunti non solo il costo dei giochi, non ce n'è manco uno incluso in dotazione, almeno così parrebbe,
e soprattutto il costo degli accessori. I Joy-Con, ad esempio, una coppia di Joy-Con viene a costare circa 70-80 euro, la stessa cifra si pagherà per un controller Pro, quindi quello più tradizionale, invece si pagherà quasi fino a 100 euro per una dock aggiuntiva da utilizzare a casa. Sembra essere una cifra un po' impegnativa, però diciamo che probabilmente se Nintendo ha scelto questa strada è perché crede che così i giocatori potranno sostituire completamente la console portatile, la console fissa, il cui costo sommato solitamente è decisamente superiore. Da un punto di vista prestazionale, tante critiche anche qui. Il Tegra non sembrerebbe essere un chip adatto per delle grandi prestazioni grafiche, bisognerà vedere, anche se alcuni dei primi screenshot non sono particolarmente confortanti e allo stesso tempo invece abbiamo dei titoli spettacolari come Zelda. Il display che gira a 720p e la risoluzione dello schermo tradizionale a 1080p, anche qui una limitazione forse un po' troppo aggressiva, bisognerà vedere se poi la scelta di Nintendo verrà ripagata in futuro. Se però volete sapere tantissime informazioni più su Nintendo Switch, non vi rimane altro che collegarvi all'articolo presente in descrizione qua sotto, e noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per Ibo.com. Andrea Ricci.